Al vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini non sono passati inosservati i cartelli di fronte alla sede del partito a Cosenza, con il chiaro riferimento alle mancate primarie che non si sono svolte nella città d'Abruzzi per la scelta del candidato a sindaco, rimarcando ancora una volta che la scelta ricaduta su Lucio Presta sia stata una decisione condivisa, nonostante il PSE di Enzo Paolini continui a pensarla diversamente. Il Partito Democratico sceglie i propri candidati o attraverso le primarie oppure laddove c'è una forte condivisione su un candidato attraverso le scelte degli organismi. Il nostro statuto, da questo punto di vista, è molto chiaro, prevede regole da seguire che credo siano state seguite in tutte le realtà in cui stiamo andando al voto. Ieri è stata una giornata importante perché abbiamo fatto le primarie in alcune città italiane, tra queste Napoli e Roma, che sono sicuramente città significative dal punto di vista politico e anche per l'importanza che hanno dentro il contesto nazionale, hanno dato esiti abbastanza chiari a Roma, pur in una flessione di partecipazione che però, come dire, deve tenere conto anche della situazione di partenza della città, con le difficoltà che abbiamo conosciuto in questi anni.